Cari amici e cari amiche di Total Photoshop, ben ritrovati. Nella precedente puntata abbiamo visto come esportare un testo da un PDF. Oggi invece ci concentreremo sulle immagini e vedremo come effettuare la stessa operazione, sempre appunto esportando le immagini da un PDF. Ma spostiamoci subito a monitor per vedere come si fa. Sfrutteremo la brochure dei nostri amici della scuola Scimonte Bianco di Courmayeur e andiamo a scegliere un'immagine di nostro interesse. Io direi che un'immagine simpatica è quella pagina 14 dove mostra questo maestro alle prese con un bimbetto. L'operazione più semplice che ci viene da fare è quella di selezionare la nostra immagine con il tasto seleziona, avete visto che ho schiacciato qui, e effettuare un'operazione molto semplice, ossia il classico Command C o Control C per chi usa PC, e spostarci direttamente su un documento dove vogliamo incollare la nostra immagine, per esempio una bella pagina di Word. Quindi Command V o Control V. Ed ecco qui, questa è una prima operazione. La stessa operazione la potremmo fare, per esempio, per chi lo utilizza, con un bel InDesign. E quindi si fa sempre Command V o Control V. Ed ecco qui, però già qui emerge subito in modo palese un piccolo problema. Andiamo a cliccare sui collegamenti e vediamo che in realtà i collegamenti all'immagine d'origine non sono presenti. E questo nel nostro caso attualmente non ci creerebbe alcun problema. Nel caso in cui questo documento in InDesign dovesse andare nelle mani di uno stampatore, questa persona potrebbe invece riscontrare dei seri problemi nell'atto della stampa. Quindi forse non è la soluzione più immediata. Andiamo a vedere cosa ci propone Acrobat 11 Professional. Ritorniamo sul nostro software, e andiamo, sempre mantenendo selezionata la nostra immagine, a cliccare col tasto destro. E vediamo subito che ci viene proposta una voce che indica registra immagine con nome. Clicchiamo, ci si apre questa finestra di dialogo in cui abbiamo la possibilità di nominare ovviamente la nostra immagine e salvare effettivamente l'immagine pura. Chiamiamola maestro più bimbo, giusto così per ricordarci. Abbiamo la possibilità di scegliere anche il formato, noi manteniamo JPEG, salviamo e andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Ecco qui, questa è la nostra bella immagine, immagine pura che possiamo sfruttare come desideriamo. Ma adesso il nostro obiettivo è un altro, torniamo in Acrobat. Il nostro obiettivo è quello di salvare tutte le immagini della nostra brochure perché abbiamo la necessità di utilizzarle in un altro documento. Vediamo come fare. Ci spostiamo su Acrobat e andiamo a cliccare su File, Registra come altro, Immagini. Qui ci si apre un menu a tendina dove abbiamo appunto la possibilità di selezionare il formato di interesse. Noi in questa puntata selezioneremo sempre JPEG, così almeno siamo pratici. Ed ecco qui, finestra di dialogo dove abbiamo la possibilità di stabilire quella che è la destinazione del nostro salvataggio. Io direi di creare una nuova cartella che chiamiamo Immagini Brochure underscore prova 1. Poi capirete il perché prova 1. Creiamo questa nuova cartella e chiamiamo questi salvataggi immagini. Sì, 70m. Direi che 2 ci bastano. Confermiamo con un bel salva. Vedete che il sistema sta elaborando. Andiamo a vedere qual è il risultato che abbiamo ottenuto. Apriamo la nostra cartella. Ai ai ai, noterete subito che noi sì abbiamo salvato le immagini, ma non solo quelle. Abbiamo in realtà salvato come JPEG ciascuna pagina di quella che è la nostra brochure. Quindi in realtà il risultato che volevamo ottenere non l'abbiamo ottenuto purtroppo. Ma Acrobat 11 Professional in realtà ci permette di raggiungere il risultato con molta facilità. Andiamo a vedere come. Ritorniamo sul nostro software e ci spostiamo in quello che è il riquadro delle attività. Andiamo a cliccare su strumenti.
Qui avremo la necessità di visualizzare la voce elaborazione documento. Qui, come vedete, non è presente nessun problema, non si tratta di una versione difettosa di Acrobat 11 Professional, semplicemente dobbiamo tirare fuori, diciamo, questa voce con tutti gli strumenti relativi. Come? Cliccando su quello che è il menu a comparsa qua, piccolino, questa piccola icona, clicchiamo sulla freccettina, ecco qui elaborazione documento. Tra le voci e gli strumenti possibili in elaborazione documento abbiamo proprio, guarda caso, esporta tutte le immagini. Quindi clicchiamo su questa voce ed ecco qui abbiamo la possibilità di salvare le immagini. Direi che, onde evitare ulteriori rischi, allora, a parte che ritorniamo sulla scrivania, creiamo un'altra cartella che chiamiamo immagini brochure prova 2, ecco perché vi avevo fatto scrivere prova 1, nominiamo questi file immagini, tac, ecco qua, qui abbiamo la possibilità sia di stabilire il formato, ma abbiamo detto che manteniamo il JPEG, e poi attraverso la voce impostazioni abbiamo la possibilità, attraverso questa finestra di dialogo, di impostare tutta una serie di altri parametri legati al file, alla gestione del colore, alla conversione e, perché no, magari anche all'esclusione di alcune immagini considerate troppo piccole. Noi manteniamo tutti i parametri forniti di default, confermiamo con OK e salviamo, vediamo cosa succede. Vedete, estrazione in corso molto rapida perché la nostra brochure non è costituita da numerose pagine. Scusate, chiudiamo qua che non ci serve e andiamo ad aprire la cartella immagini brochure prova 2. Clicchiamo sulla prima immagine, vediamo e voilà! Il nostro risultato l'abbiamo ottenuto estrapolando da quella che è la brochure tutte le nostre immagini o porzioni di immagini, come avete potuto vedere, quelle bande nere erano porzioni di immagini, per cui il nostro risultato l'abbiamo ottenuto. Adesso possiamo decidere di utilizzare tutte le immagini insieme, ordinandole in modo diverso in un nuovo documento, oppure di selezionarne solo alcune, ma almeno sono tutte immagini pure. In pochi clic abbiamo ottenuto il risultato. Per questa puntata è tutto, io vi lascio col mio solito motto di antempo al tempo senza perdere tempo, e in quest'ottica vi suggerisco di iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter per scoprire in modo immediato tutte le novità legate a Total Photoshop. In più vi suggerisco di iscrivervi direttamente e di iscriverci direttamente ai social network di cui trovate le indicazioni qua sotto, e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata con Acrobat 11 Professional. Ciao!